2015, ricorrono 23 anni dalla strage di Via D'Amelio, allora invito tutti a un minuto di silenzio per ricordare Paolo Borsellino e 5 della scorta. Alle 16.58 del 1992 Paolo Borsellino suonava il campanello della casa della madre e sembra che a quel citofono ci fosse collegato un radiocomando che faceva saltare in aria una Fiat 126 e la madre scendendo raccolse solo i pezzi del figlio. E ogni anno Salvatore Borsellino fa una commemorazione in Via D'Amelio e alle 16.58 in punto fa leggere una poesia, Giudice Paolo, di una giornalista palermitana, e noi oggi la faremo leggere a Lucilla Monaco questa poesia. Pallore, col sole che brucia, quei gradi assoluti di luglio, possibile farsi riparo e darsi frescura con niente, presenti, dolenti, furenti, pensosi, penosi gli sguardi, 2000, 3000, 6000, i timidi, i buoni, i pavidi, gli sbruffoni, magliette celesti, ragazze, signori ed occhiali, scolari, tacete. Che Paolo dorme per sempre. Ormai non lo sveglia il mattino, onesti, parenti di un sangue impreciso, Palermo è la madre violata, il giudice ucciso è il padre caduto, l'ennesimo, tutti, onesti, feroci, orfanelli, per oggi né mare né strade affollate, fu atroce l'estate dell'isola azzurra, fu rossa di pioggia sanguigna e amara di pianto. Andiamo in vacanza, andiamo a raccogliere i fiori e pigri di letti e dispetti, manciate di sabbia e spruzzi, aranciate gelate, fiori di zucca, frittata, meloni, gelati, canzoni. Andiamo a inventarci un amore, a fare bambini a Mondello, che luglio è maturo ed è bello. E invece, investiti di un compito grave, andiamo a vedere che Paolo oggi parte per sempre. Che vengano i giusti, ha detto la moglie, e la madre, che vengano i buoni, discreti, mattino, 8.30, transenne, asfalto dell'ira cocente, le scarpe mordicchiano i piedi, li abbiamo comprati anche noi dei fiori vivaci, no, non sono fiori di stato, stirati, eleganti, bugiardi, i nostri son belli e struciti, son fiori arrabbiati e cocenti, di mani che stringono, gambi sudati, bagnati di pianto. Davanti la chiesa, 2000, 3000, 8000, la strada è una biscia di immobili corpi serrati che tremano coi 30 gradi come fosse gennaio. Cercare calore è possibile il 20 di luglio e il sole impietoso tortura le teste scoperte, immobili, quieti e rabbiosi. Devoti ad un patto recente, puliti, lucenti, bellissimi e veri, Palermo, da occhi, da baffi, da mani, da rughe, da guance, il patto si fa più compatto e cresce il dolore, guardiamolo in faccia il dolore, per l'ultima volta, domani saremo occupati ad alzare la testa, a dire di no, a voltare il diritto, a negare il favore. Ti giuro, giudice Paolo, dagli occhi di miele e mestizia, che noi ti faremo giustizia. Respira la folla tenendo il respiro, nessuno che urli, qualcuno è svenuto in silenzio. Si compie nel piccolo tempio il rito d'addio. Addio, a quale Dio? Si chiede Palermo, offriamo le lacrime e patto. A quale celeste sovrano chiediamo conto e ragione se Paolo è in croce con gli altri, i ragazzi, quotidiani soldati trafitti. Silenzio, la voce da dentro la chiesa,
negli altoparlanti ripete, parlò parole di rito, parole di pianto, promesse solenni, applaude Palermo, le bocche serrate, gli occhi a dare col pianto, una tregua al calore dell'ingiustizia, parole taciute, oggi non c'è da gridare. Oggi si nutre e si cresce una nuova creatura, lucida e chiara, futuro e presente, il cuore, la mente, l'amore l'hanno voluta. Palermo si ingravida al sole di luglio, nei corpi assetati, in tanto silenzio, nel pianto, nel muto linguaggio di mani che paiono quiete, civili, belli e civili, nobili e dignitosi, austeri e teneri figli, parenti di un sangue comune, genetici azzurri legami, bastardi di storie infinite, soldati di luce, coscienti, feriti e uccisi dalla morte medesima che uccise quei giusti, feroci, furenti, composti, gentili, assetati, uniti, eterni, splendenti, i giudici giusti caduti, i giudici buoni, gli arcangeli buoni del nostro diritto. E piange Palermo al mattino, le 10:50, da tetti, terrazze, finestre, il grido incredibile è muto, mentre Paolo è nel legno con la sua devozione, la sua solitudine, e i vivi respirano amore in questo momento, non odio, e pioggia di fiori, scomposta freschezza, e lacrima ennesima e tenerezza. Ti giuro, giudice Paolo, dagli occhi di miele e mestizia, che noi ti faremo giustizia. Grazie Lucilla. Passano spesso, quindi saremo sempre allietati da questo rumore di sottofondo. Ogni 10 minuti passa un treno, quindi le pause. Sì. Allora, c'è un filo rosso che lega la strage di Via D'Amelio e le vicende di cui parleremo stasera, che il filo rosso si chiama mafia. Infatti stasera siamo qui per parlare di mafia, però invece che rievocare quello che successe 20 anni fa a Palermo, cerchiamo di capire che cosa è successo in questi anni qui in Riviera e anche a Fano, visto che mi sono portato quei giornali che titolano caratteri cubitali, clan di Casalesi a Fano, eccetera, per vedere che cosa, tra virgolette, effettivamente è successo, perché la realtà sfugge un po'. Questo libro è un libro che pone tanti interrogativi, le risposte definitive è difficile darle. Comunque, partiamo dal 1998. Voi direte, che cosa c'entra il 1998? Il 1998 c'era ancora la lira, 25.000 lire costava. Enzo Ciconte, che è uno dei più grossi, se non il più grosso esperto di 'ndrangheta in Italia, il professor Enzo Ciconte, dà alle stampe questo libro, Mafia, Camorra e 'ndrangheta in Emilia-Romagna. Questo libro gli fu commissionato dalla regione Emilia-Romagna all'interno di un'inchiesta sulla sicurezza. Ecco, visto che le vicende di cui parla il libro San Marino S.P.A. cominciano nel 2008, mi viene subito una considerazione, quindi la prima domanda all'avvocato Davide Grassi. 20 anni passati, tra virgolette, inutilmente, nel senso che la società civile, le istituzioni, sindaci, eccetera, in questi 20 anni, dal 98 al 2008, sembra che non si sono accorti di quello che succedeva nei loro territori. Beh, più che non se ne sono accorti, è evidente che probabilmente non hanno voluto farci caso, quindi non hanno... Mi sentite? Perché mi sembra di non sentire la mia voce. Sì. Si può fare un po'. E dicevo, perfetto, più che non se ne sono accorti, è evidente che per tanto tempo si è cercato di non pensare al fatto che nel nostro territorio potesse esserci questo fenomeno, anzi, che da tanti anni, come descrive Enzo Ciconte nel libro di cui hai parlato tu, che è uscito nel 94, ha fatto presto anche a sparire dalle librerie in quegli anni perché avevano già delle difficoltà ad ammettere che il nostro territorio potesse avere la presenza della mafia da tanti anni,
Io ritengo che le amministrazioni in questo senso abbiano avuto delle grandi responsabilità, abbiano avuto delle responsabilità anche a fronte delle operazioni che oggi, dopo 20 anni, come dici tu Ettore, ci dimostrano che per tanto tempo abbiamo dormito e non ci siamo resi conto di quanto proliferavano nel nostro territorio, di quanti affari facessero, perché non solo l'Emilia Romagna ma anche le Marche sono zone ricche, dove c'è il turismo, e dove c'è ricchezza, c'è turismo, probabilmente c'è anche l'opportunità di investire denaro, e molto spesso frutto di attività illecite. Chi lo ha fatto, l'ha fatto chi non ha, è quella grande impresa che non ha mai subito crisi, è la mafia, tutti i tipi di mafie, dall'andrangheta alla camorra alla sacra corruttività, sono le uniche davvero grandi imprese, grandi società per azioni, ve ne sono strutturate ormai come società per azioni, che non hanno mai subito crisi, ancora oggi riescono a far fruttare i loro capitali illeciti riciclandoli anche grazie a liberi professionisti conniventi, ma anche, come ne parleremo magari dopo, grazie alla posizione strategica che ha l'Emilia Romagna, come nel nostro caso, rispetto a San Marino, che fino a poco tempo fa è stato un paradiso fiscale. È stato un paradiso fiscale, quindi è stato un grande portiere per i capitali illeciti. Sì, non a caso il libro che presentiamo oggi, San Marino S.P.A., scritto da Davide Grassi e dal giornalista Davide Maria De Luca di Verona, la prefazione è stata scritta proprio da Enzo Ciconte, non è per niente un caso, anzi avete scelto proprio chi 20 anni prima aveva già descritto questi fenomeni. E Enzo Ciconte nella sua prefazione scrive: è impressionante osservare con quanta facilità il tessuto sociale e le classi dirigenti di un'antica e rispettata repubblica autonoma e indipendente siano stati penetrati dai mafiosi e come sia mancata una qualche forma di difesa del territorio e della propria storia secolare da parte dell'elite repubblicana. Quindi sono mancati i cosiddetti anticorpi. Anticorpi, sì. Enzo Ciconte ha condizionato la mia parte della mia esistenza, perché oltre ad essere un caro amico di troppo vicino vi dal posto mio, stanno boicottando. Quando è vicino alla centrale, sì. Dicevo, ha condizionato la mia esistenza perché oltre ad essere un amico di famiglia, e poi è grazie a lui che ho scoperto il mondo delle associazioni anti-racket, che ho capito che c'era l'opportunità di impegnarsi nell'antimafia, farlo in maniera concreta anche così da parte di un avvocato, che non è solo da parte delle autorità o del pubblico ministero, no? Ma anche un avvocato, diciamo così, poteva dare un contributo all'attività antimafia. Nel mio caso, come è capitato in questi anni, con l'opportunità di difendere le vittime di usura, di estorsione, ma anche vittime della criminalità organizzata, e quindi di dare un contributo con la mia professionalità a questa causa, che secondo me la ritengo poi che deve derivare da un senso civico che si ha. E dicevo, Ciconte infatti ha scritto anche la nostra prefazione, perché poi lui era ed è ancora un grande conoscitore del nostro territorio, visto che ne parlò 20 anni prima, e visto che per 20 anni prima ci disse e ci descrisse quali erano i modi di infiltrazione della criminalità organizzata nel nostro territorio, e anche quante famiglie già dagli anni 70 nel nostro territorio c'erano, quante famiglie legate alla mafia e alla 'ndrangheta e alla camorra. E quindi si è, ovviamente per noi è stato un onore, si è prestato a farci la prefazione e secondo me colto poi quello che noi volevamo dire nel nostro libro. E noi, io dico noi perché l'abbiamo scritto io e Davide De Luca, che è un giornalista che oggi scrive per Sofri sul Post, è un giovane giornalista molto in gamba, e ci siamo conosciuti quasi per caso, abbiamo avuto l'opportunità, anche perché io stavo seguendo delle inchieste importanti in Riviera, abbiamo avuto l'opportunità di raccogliere del materiale e dire: va bene, abbiamo tutto questo materiale, perché non lo mettiamo insieme
un po' la cronaca ne ha parlato, ultimamente sono uscite altre novità, altre operazioni della DDA di Catanzaro o anche della DDA Bologna, di Bologna, che coinvolgono il mio territorio, perché Davide viene da Verona, comunque dell'Emilia Romagna. Perché non ricomponiamo un attimo questo puzzle? Perché non raccontiamo tutto quello che è capitato negli ultimi 10 anni in Riviera, nonostante ci fosse il monito che potesse essere che le infiltrazioni mafiose ci fossero da tanti anni? Perché non raccontarlo ora? Quindi spieghiamo anche qual è stata l'evoluzione della mafia in Riviera, che non era la mafia della coppola e dei fucili, no? Della lupara, ma è la mafia che sa investire nel territorio, quindi la mafia è fatta di liberi professionisti, di consulenti di banca, direttori di banca, commercialisti, avvocati, notai, tutta una serie di persone che grazie alla loro professionalità davano le dritte giuste alla mafia, sapevano dove investire i loro soldi, sia in attività imprenditoriali, soprattutto nel nostro caso nelle attività dei locali commerciali della Riviera, nei pub, nelle discoteche. Quindi ho detto, perché non facciamo capire attraverso questo libro inchiesta come fanno in modo silente a investire le mafie di Riviera? E così nasce tutta questa ricostruzione, alla quale noi cerchiamo di dare un taglio diciamo più vicino a un romanzo, anche se non è un romanzo, perché tutte le storie che noi raccontiamo sono vere e già da sole possono essere raccontate come se fosse un thriller o un giallo, perché effettivamente i personaggi delle nostre storie si muovono all'interno di un contesto quasi romanzesco. E quindi abbiamo cercato di fare questa inchiesta breve, perché comunque sono 150 pagine, molto semplice da leggere anche per non addetti ai lavori, diciamo così, non solo per le persone che si occupano di temi giuridici, ed è venuto fuori questo lavoro. San Marino S.P.A. perché? Perché alla fine, in tutti questi anni, San Marino, come dicevo prima, essendo un paradiso fiscale, si è prestato come cassaforte per i soldi della mafia. E vediamo che in tutte queste storie criminali, alla fine, il provento dei reati di usura, di estorsione, o anche dello spaccio di droga, dello sfruttamento della prostituzione, vanno a finire a San Marino. Grazie al direttore di banca soprattutto, infatti abbiamo anche riportato una breve intervista di un direttore di banca del credito sammarinese, che è una banca che ora non c'è più a San Marino, che raccontò di come facesse la spola tra Bologna e San Marino con i milioni di euro del clan Mancuso, quindi reo confesso in fondo, no, di quello che faceva. Raccontava dell'opportunità di poter investire, di poter versare somme di denaro ingenti senza un contante, soprattutto senza il bisogno di dare una tracciabilità di queste somme di denaro. E così c'è tutto questo racconto che lo facciamo, fino anche ad arrivare a un punto in cui ci sono imprenditori collusi ovviamente con la Camorra, ci sono scontri fra clan per il predominio del nostro territorio, soprattutto perché c'è una richiesta a un certo punto, quando la crisi si comincia a sentire anche nel nostro territorio, comincia a esserci una richiesta di finanziamento, le banche chiudono i rubinetti e vengono fuori dei personaggi che sono in grado di prestare denaro a tassi inaccessibili. Poi però vedo che vuoi farmi la domanda, sì. No, a conferma, dice il libro molto chiaramente, e su questo voglio fare una considerazione: molti imprenditori vengono avvicinati dai mafiosi. Aiuto di professionisti, di avvocati, di notai, di commercialisti. Molto spesso